Tobias viene da me e con una mano sul mio braccio e una sulla vita mi spinge verso le scale. Saliamo i gradini insieme. Di sopra ci sono la vecchia camera da letto dei suoi genitori e la sua vecchia stanza, separate dal bagno, nient'altro. Mi porta in camera sua e mi fermo un momento a osservare il luogo dove ha passato la maggior parte della vita. Lui mi tiene la mano sul braccio. Non mi ha mollato un attimo. Marcus non è entrato qui dopo che me ne sono andato. Ne sono abbastanza sicuro perché non ho trovato niente fuori posto. Ora pensiamo ai tuoi piedi. Ok. Andiamo nel bagno. E mi siedo sul bordo della vasca. Lui si siede accanto a me, tenendomi una mano sul ginocchio mentre apre i rubinetti e mette il tappo. L'acqua comincia a riempire la vasca. Tobias si accovaccia dentro la vasca e mi fa appoggiare il piede sulle sue gambe, tamponando i tagli più profondi con una salvietta. Io non sento niente. Perfino quando lo insapona, non sento niente. Prendo la saponetta e me la giro tra le mani finché tutta la pelle è ricoperta di una schiuma bianca. Infine lui prende un telo e comincia ad asciugarmi le mani. Io non... Ho una voce che sembra che mi stiano strangolando. Nella mia famiglia sono tutti morti o traditori. Come faccio? I singhiozzi prendono il sopravvento. Lui mi stringe a sé. Il suo abbraccio è forte. Ascolto il battito del suo cuore. Sarò io la tua famiglia adesso. Ti amo. L'ho già detto una volta, prima di consegnarmi agli eruditi. Ma lui era addormentato allora. Ma ora la cosa che più mi spaventa è il non averlo detto prima che fosse troppo tardi. Non averlo detto prima che fosse troppo tardi per me. Io gli appartengo e lui mi appartiene. Ed è sempre stato così. Dillo un'altra volta.